Allora, ho provato a fare il porridge soltanto con l'acqua, quindi fiocchi d'avena, acqua messa nel microonde. Mi è venuto molto più pastoso e forse avrei dovuto mettere o più acqua, scusate, o più acqua oppure mettere meno tempo in microonde. Comunque, un esperimento, è venuta una pappetta, ci ho messo il mezzo cubettino di cioccolato, quello della Lidl, al 74-84%, non mi ricordo. Comunque, solitamente ci metto sempre un pizzico di dolcificante, così non ce l'ho messo, mi sono dimenticata. Secondo me con una banana ci sarebbe meglio, ma non ho la banana. Comunque, adesso ci metto magari. Cosa posso metterci sopra? Non so, qualcosa che renda un po' più dolce. Questo l'ho fatto perché volevo bermi una tazza di latte, insieme al porridge e non fare tutto insieme. Buongiorno, siamo appena tornati. Sto aspettando che Dani torni per buttare giù le cassette e intanto dobbiamo portare tutta la verdura su. Fa un caldo esagerato. Allora, Dani è un attimo sceso in cantina a lasciare il resto delle cose. Tipo, avevamo preso un cassettone enorme di carote. Mi sono fatta lasciare solo una confezione da mettere in frigorifero perché erano veramente tante. E quindi le stiamo mettendo in cantina che almeno c'è un po' più di fresco. E ho preso un po' di salata, un po' di mango, avocado, finocchi, carote, ciliegie, pomodori per fare il sugo. Che alcuni sono un po', vedete, leggermente. Vedete un po' così, altri invece no, sono buonissimi, sono fatti bene. Quindi un pochino per fare il sugo, altri per mangiarmeli così. E in più ho preso altri pomodori ciliegino fatti in questo modo, invece quelli sono i datterini, fatti in questo modo che sembrano buonissimi. E vedremo, vedremo. Poi ho preso avocadi, ce li siamo divisi a metà con mamma. Poi cos'altro ho preso? Le pesche e le melanzane e i meloni. Anche lì i meloni li abbiamo messi in frigorifero, cioè messi giù perché almeno non si rovinavano. E poi cos'altro ho messo giù? Oddio, non mi ricordo più. Ah, beh, le patate, ho preso le patate dolci, le patate normali, anche quelle le ho messe giù, così almeno rimangono un po' più al fresco. Adesso cerco di dare una lavata a tutta questa roba e cerco di metterla in frigorifero in modo da avercela a portata di mano, soprattutto le pesche. Ah, e come al solito ho preso anche le 30 uova che scadono, ve lo dico a voi così me lo ricordo, l'8 luglio. A posto. 8-8. Avete visto un botto di melanzane e ne ho già messe altrettante nel lavandino. Scusate se parlo a bassa voce, ma Dani è andato a dormire. E adesso voglio fare due cose. Uno, il sugo di pomodori e melanzane, e quindi faccio un sughetto pronto che poi Dani si mangerà ovviamente in queste settimane. E secondo, voglio fare le polpette con i ceci e le melanzane. Le polpette, sì, potrei anche usare a fare le polpette, però volevo fare proprio gli hamburger. Quindi adesso metto a bagno i ceci e intanto inizio a cuocere le melanzane e poi magari assemblo tutto domani. Allora, ho cotto i ceci, ho cotto le melanzane e massacrate praticamente. Adesso, beh, sono fredde perché le ho fatte ieri e quindi sono in frigorifero. Ho preso il mixer qui e voglio fare appunto un po' di olio, un po' di ceci, un po' di melanzane e fare un po' pappetta. Vediamo poi quanto pangrattato aggiungere. Ho messo circa metà di ceci, metà di melanzane, un po' d'olio, un pizzico di sale. Adesso frullo. Allora, ho frullato il tutto e vabbè, esteticamente queste melanzane hanno un colore bruttino, però il sapore è veramente molto buono. Adesso
ci metto leggermente un po' di pan grattato. Allora, ho messo a scaldare la pentola con un pochino d'olio. Adesso preparo tipo degli hamburgerini, polpettine un po' più schiacciate. Vediamo se sono buone perché questo è il primo esperimento. Forse devo rivedere la ricetta perché esteticamente sono brutte. Io consiglio magari di fare le polpette, che sono magari più carine. Perché il dentro è praticamente così. E sono molto buone, però esteticamente sono proprio proprio brutte. Missione fallita! Buonasera! Allora, sono appena tornata dall'ufficio, apro un po' le finestre che stamattina mi sembrava che stesse per venire a piovere. Allora, ho fatto stra ritardo il treno e sono veramente provata, cioè sono stata più di un'ora in piedi ad aspettarlo, con le scarpe ovviamente, col tacco, la cartella, io chiamo la cartella però lo zaino per andare in ufficio con dentro il computer, la borraccia e tutto il resto. È vero che la borraccia l'ho bevuta quasi tutta, però fide, comunque... Cioè, pesa. E ho delle caviglie gonfie che sono come non so, però vabbè. E stavo pensando che già che dovevo andare in palestra con Morris e mi ha aspettato per appunto che tornassi dal lavoro, ma col fatto che ha fatto ritardo il treno, proprio l'hanno cancellato e l'altro era in ritardo, ho detto vai, in realtà non c'è andato perché non so a che ora arrivo. Scusate, ma non ce la faccio più a stare in piedi. Detto ciò, in realtà ho detto, vabbè, sono quasi le 7 meno qualcosa, potrei benissimo mettermi a sistemare casa, pulire casa, perché l'avrei dovuto fare domani, quindi tipo pulire il bagno, eccetera, e magari iniziare a portarmi avanti oggi per concluderla poi domani, così almeno domani ho casa tutta pulita e sistemata, perché voglio pulire bene la cucina, le antenne della cucina, eccetera, perché ieri sera ho fatto bollire il sugo, ho fatto sia il sugo con le melanzane per Dani e quelle mi sono venute perfette, poi anche il ragù, quello lì nei vasetti ho fatto un danno, che voi non avete idea, quindi a parte schizzarmi il sugo, tutte le cose mi erano ieri sera alle 11, anche il pavimento, vedete, c'ho fuori la Tineco, non so se riuscite a vederla qui, perché ieri sera ho provato a passarla almeno per togliere lo schifo più principale, però erano le 11 di sera, ho detto cazzo, adesso come faccio a pulire il pavimento senza far casino, e ho allagato tutto, non so, non sapete che cosa ho fatto, mi sono commenticata le cose lì che blu 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 e ho fatto il casino. Comunque, quindi dovrei pulire anche il pavimento, tutto il resto e le mobili della cucina, perché è schizzato il sugo da tutte le parti. Scusate, mi fanno male le caviglie. Sto straparlando, si vede? Sì. Adesso volevo appunto fare le pulizie, ma è una cosa che mi ero segnata nelle note. Mi avrei voluto parlare di come gestisco un po' le spese. Oggi stavamo parlando con una mia collega mentre aspettavamo il treno, di come gestiamo le spese e del fatto che da me al lavoro le spese di internet praticamente ti vengono rimborsate, perché comunque lavorando da casa ti vengono appunto rimborsate una percentuale, diciamo. E lei mi fa, cavoli, ma io poi mi dimentico, eccetera, eccetera. Io faccio, guarda, io mi scrivo tutto sul mio libro Pagami. Quindi mi è venuto in mente che potrei darvi qualche consiglio su questo libro Pagami. Io ne avevo già parlato un po' di tempo fa. Io che vi metto in posizioni assurde. Comunque, ve ne avevo già parlato tempo fa sotto un vlog, perché avevo iniziato a fare questa cosa qua. E penso che... non è male come cosa, perché per chi non ha molti soldi per comprarsi l'agenda super figa, per chi magari appunto non sa se è una cosa... Stanno passando tutti i treni che sono in ritardo, non so se ve ne rendete conto, ma ho dovuto aprire, mi dispiace. Per chi magari non sa se effettivamente può essere un investimento fare un libro del genere, vi faccio vedere che cos'è il libro Pagami. E... potrebbe essere un'ottima soluzione, perché costo di un quaderno A4, o comunque un quaderno, costo di un quaderno, ed è super comodo, perché vi posso garantire che riuscite a gestire tutte le spese di casa. Vi faccio vedere il quadernino e così ne andiamo a parlare.
Ok, ci sono. Allora, tralasciando il fatto che oggi ho dei capelli veramente assurdi, stamattina me li sono fatti malissimo. Tra l'altro non c'era neanche Dani, avrei potuto fare le cose con calma. Invece no, ho fatto tutto di fretta perché mi sono svegliata presto, poi mi sono riaddormentata. Vabbè, lasciamo stare. Andiamo al succo del mio discorso. Il libro Pagami. Il libro Pagami è appunto un quadernino dove, adesso vi faccio vedere magari i mesi dove non ho scritto niente, ok, per ogni pagina, lasciando anche il retro vuoto nel caso doveste scrivere qualcos'altro, per ogni pagina io scrivo il mese e l'anno. Allora, sinceramente questo è stato una bozza, nel senso che ho fatto questo libricino molto velocemente. Adesso non voglio farvi vedere i cavoli miei, magari ve lo faccio vedere così, ok, dove io magari mi scrivo tutte le mie cose. Quindi l'avevo fatto molto velocemente perché mi serviva una cosa iniziale per vedere se funzionava, e diciamo che a novembre, a gennaio 2024 io termino questo libricino, quindi avrei voluto farlo un po' più carino. Ecco, magari voi impiegateci un po' più di tempo e magari da farlo un po' più carino potrei rifarlo facendolo partire dal mese che voglio, diciamo, da qui rifarlo con calma e tenere questo libricino da parte, perché l'utilità di questo libricino è proprio il fatto di avere tutto a portata di mano per anni, diversi anni. Allora, come lo gestisco io? Tenete che ci sono sempre delle spese magari fisse, che però non sono spese che hai tutti i mesi, quindi magari tante volte ti dimentichi di andare a vedere, o comunque dici: cavoli, mi sono dimenticata quella spesa là. Esempio, facciamo un esempio, ad esempio l'assicurazione o il bollo. Partiamo ad esempio il bollo. Il bollo c'è ogni anno, io per tante cose me lo sono scritto qua, ma in più ogni anno, ad esempio, io ho il bollo una volta l'anno a febbraio, perché magari mi dimentico quante volte ho il bollo, e so che a febbraio ho avuto il bollo da pagare, ok? E quindi mi segno bollo. Direttamente, magari se so l'importo preciso, scrivo direttamente l'importo preciso. Se invece è una cosa che magari ti arriva dopo, o comunque ho pagato dopo, scrivo esattamente il prezzo che ho pagato. Un altro esempio è l'assicurazione. L'assicurazione va rinnovata una volta l'anno. Io il rinnovo ce l'ho sempre a febbraio, e quindi mi scrivo a rinnovare assicurazione, me lo scrivo a febbraio, ma mi metto magari una nota a gennaio di magari valutare l'assicurazione, perché io ho quella online e quindi ogni anno cambia. Prima invece avevo sempre la stessa, l'importo più o meno era sempre lo stesso, l'assicurazione si rinnovava automaticamente. In questo caso io la devo rinnovare, quindi ogni anno a febbraio mi scrivo che devo rinnovare l'assicurazione. Ad esempio la revisione, che ogni due anni, io c'ho scritto ogni due anni e ce l'ho a giugno. Quindi esempio, a giugno 2021 revisione, ho fatto la revisione a giugno 2021, quindi se vado a giugno 2023, andiamo a vedere a giugno 2023, pam pam pam, mi trovo già scritto revisione Fiesta, perché mi meglio la Fiesta, quindi giugno 2023 c'è scritto revisione Fiesta. Nel momento in cui andrò a fare la revisione mi scrivo l'importo che ho pagato e il giorno che l'ho fatta. Quindi, sapendo che è a giugno, io so che in questo libricino voglio sapere l'anno prima quanto ho pagato l'assicurazione, vado appunto a giugno del 2021, due anni prima, e so che io l'assicurazione l'ho pagata 67 euro, ve la butto lì, e l'ho fatta il 26 giugno. Stessa cosa, voglio vedere l'assicurazione l'anno prima quanto l'ho pagata, vado, so che è a febbraio ed è annuale, perché ce l'ho un prospetto qua iniziale, oltre a ricordarmelo annualmente, vado a vederlo così. Poi ad esempio io qua ho avevo fatto un finanziamento da IKEA, e quindi mi sono scritta quando è partito il finanziamento e quando mi deve finire il finanziamento nel prospetto iniziale. Poi ogni, ad esempio, non mi vado a scrivere, la rata ad esempio è fissa, so che erano 40 rate,
quindi ogni 5 rate mi vado a segnare che numero di rate sono, capito? Che ne so, ad esempio, decima rata, quindicesima rata, ventesima rata, in modo che comunque ho tutto qua. Ad esempio, ok, a novembre 2022 ho la trentesima rata di IKEA e la quarantesima magari rata del mutuo. La butto lì. E quindi quando ho queste cose qui, ogni tanto vado a segnarmele direttamente in un prospetto che non è annuale, ma è più di... cioè sono partita da dicembre 2020 e finisco nel 2024. Quindi sono più di un anno, capito? Quindi riesco a gestirla così. E se prendete magari un quaderno anche un po' più grande, magari riuscite ad avere più anni in un unico libricino, in un'unica agenda, e ve le mettete tutti lì. Una cosa che faccio, oltre ad aggiungere appunto, che ne so, le spese come ad esempio la TAI, o le spese di condominio. Ad esempio da noi le spese di condominio arrivano... una tantum, quindi inizio magari inizio anno, metà anno, sono, quando cazzo vuole lui in realtà, scusate il termine, e magari ti dice di pagarlo per 4 rate. Quelle 4 rate sono già inserite ai fogli, quindi c'è già il bollettino. Io però faccio il bonifico bancario, quindi io il bollettino non lo vado a strappare o cose del genere. Allora cosa faccio? Mi scrivo. C'ho la scadenza della rata condominiale, ad esempio spesa condominiale, che scade a febbraio 2021, ok? Mi scrivo l'importo e so che praticamente devo fare il bonifico di quell'importo. Quando vado a fare ovviamente il bonifico per la spesa condominiale, prendo la cartelletta delle spese condominiali che è dentro il mobile organizzato nei documenti, poi magari vi faccio un po' vedere come organizzo io i documenti se vi interessa come argomento, poi magari questa cosa del libro pagami può servire a qualcuno, può non servire a nessuno, per me è molto utile secondo me. Comunque vado a mettere e scrivo pagata il giorno tot tramite bonifico bancario. Qui me lo scrivo uguale, mi scrivo pagata tramite bonifico il giorno tot e quindi io ce l'ho qua. Se mi chiedono la spesa di maggio che dovevi pagare, l'hai pagata, io prendo il mio libro pagami, vado a vedere, aspetta, maggio 2022, vado a vedere, sì, l'ho pagata questo giorno, capito? Ed è tutto qui dentro. Poi ad esempio a febbraio qua avevo da pagare la TARI e quindi l'ho inserita. Poi avevo bollo fiesta, assicurazione fiesta, poi ad esempio se ho le visite quel mese, anche qui le visite magari io me lo segno comunque anche sull'iPhone, perché magari sono in giro e me la dicono in quel momento. Poi io personalmente quella visita la devo andare a fare con la ricetta, quindi mi tengo la ricetta all'interno del libro pagami, ok, in quel mese, quelle che devo andare a fare di visite. Facendo così mi vado ad inserire il giorno dell'appuntamento e me la mettevo in azzurro. In azzurro era, cazzo, qua una visita, devo andarmela a fare. Ad esempio qua avevo le visite all'ecografia all'addome completo, quella che faccio per la mia malattia, mi sono segnata l'orario e tutto e mi ero messa la ricetta, semplicemente. Poi vabbè, le bollette, ad esempio luce e gas, mi arrivano tipo ad esempio dicembre, gennaio, mi arrivano a febbraio. Vi faccio un esempio, qua è quello che mi deve ancora accadere. Ad agosto 2022, quindi un mese che dovrà arrivare, ho in azzurro il 10 agosto la visita ginecologica, ho da pagare le spese condominiali del box e mi sono messa l'importo, quindi sapendo che è, con scadenza il 31 agosto. Poi ho bolletta luce e bolletta gas, perché so che mi arrivano quella di giugno e di luglio ad agosto e mi vado poi a inserire quanto ho pagato. Siccome io ce l'ho attaccata al conto corrente, quando vado a prendere il libro paga, considerate che io il libro pagami lo guardo una volta al mese, solitamente verso fine mese. Questo perché? Perché verso fine mese vado a controllare il mese precedente se ho fatto tutto e se nel mese successivo c'è da fare qualcosa. E questo lo faccio per tutti i mesi. Quindi, ad esempio,
questo mese lo andrò a vedere a luglio e dirò a luglio, ah cavoli, allora il 10 agosto ho la visita ginecologica, ho da pagare le spese, le bollette della luce e del gas mi arrivano da pagare questo mese e c'è scritto rinnovare l'abbonamento in palestra perché so che mi scade appunto ad agosto. Quindi cosa succede? Quando vado a leggerlo questo a luglio so che è questo quello che c'è da fare. Poi a fine agosto, verso fine agosto, vado a vedere che io abbia fatto tutte queste cose. Un'altra cosa che faccio per capire se effettivamente ho fatto quell'azione è andare a sottolineare le varie cose. Quindi tutte le cose che ho fatto le vado a sottolineare con il giallo. Mi metto ad esempio in rosa l'azione che devo fare e in giallo la parte che ho fatto. Esempio, giugno 2022, ancora non avevo niente questo mese. Giugno 2022 praticamente ho le note a spesa del lavoro, che è praticamente l'azione in rosa. In realtà ho fatto quella di aprile e maggio, giugno no, perché oggi ho fatto vedere alla mia collega come si faceva la nota a spesa e quindi ho fatto vedere come si fanno, quindi vado a evidenziare che ho fatto aprile e maggio in giallo. Poi vabbè, ho le bollette perché questo mese mi sono arrivate le bollette, infatti adesso tra qualche giorno avrei inserito il quanto ho pagato delle bollette. Poi questo mese in realtà non avevo altre spese e direi meno male. Come vedete non costa assolutamente niente e secondo me è un ottimo metodo per organizzarsi. Ovviamente questo che ho fatto io è stata una bozza ed è stato un po' confusionario perché man mano che facevo le cose me lo organizzavo, me lo pensavo e avevo già iniziato appunto con un quadernino così un po' alla rinfusa. Sicuramente il prossimo lo farò più dettagliato, magari facendomi degli schemini in alto con magari un to-do eccetera eccetera, perché vorrei organizzarlo e vorrei farne uno così anche per YouTube, quindi mensilmente mettermi le cose che devo fare per quanto riguarda YouTube, più che altro per essere un po' più magari sui contenuti e queste cose così, e secondo me è un ottimo metodo per organizzarsi. Credo che sia migliore di un'agenda elettronica, ma non perché la parte elettronica non sia buona, io farei una combo, quindi tipo una mia amica, lei mi dice no, io preferisco non scrivermelo su un foglio, cioè lei ha la sua agenda personale, scriverselo tutti i giorni le cose che deve fare, perché lei tutti i giorni si legge l'agenda e per carità è super comoda, soprattutto se magari hai diversi impegni. Io questo qui lo trovo che sia comodo semplicemente per le cose da ricordarsi, da pagare o da comunque cose per la casa, macchina e qualsiasi altra cosa, non qualcosa che ti ricorda giornalmente le cose che devi fare. Se hai una visita è normale che io non me la metto qua dentro, perché questo qua me lo vado ad aprire soltanto una volta al mese, la vado a inserire magari, o perlomeno se devo inserire, tipo che ne so, mi arrivano le spese condominiali, lo vado subito ad inserire e quel lo vado a ricontrollare quando lo inserisco, però normalmente lo apro una volta al mese. E quindi il fatto di avere magari un qualcosa di elettronico come un file Excel, come un'agenda personale o comunque qualsiasi altra cosa che faccia da combo, secondo me è super utile, anzi se riuscite a farlo siete super organizzate. Io parto tanto bene con le agende e poi termino male, non so se vi è mai capitato, se siete quel genere di persona che magari parte tutta bella, che l'agenda è tutta tagliata con tutto il to-do e poi dopo il giro di un mese non scrivete più niente perché vi siete dimenticati, non la prendete ovviamente più in mano, vi dico questa qua è un'ottima soluzione. Questa va a finire nel mobiletto dei documenti, quindi ovviamente quando mi serve qualcosa, cioè mi arriva, i documenti li inserisco dentro agli altri documenti o dentro alla cassetta del magazine, perché molto spesso magari non ho voglia di organizzarli in quel momento, me le metto lì dentro e quando ho quella volta, quel giorno prendo e le sistemo bene piuttosto che metterli alla cavolo.
E secondo me è super utile. Qua ovviamente segno quando ho fatto il 7.30, segno tutte queste cose qua, riguardanti spese ma anche entrate, riguardanti casa o cose del genere. Non ci insegno se ho comprato una maglietta o ho fatto shopping, lì non ce lo segno. È più un libricino proprio per la casa. Ok, basta, giuro che non vi rompo più le scatole perché... che magari vi sto facendo una testa tanta, però ve lo giuro, a me ha svoltato la vita. Sicuro voglio rifarlo, voglio rifarlo da capo. Ovviamente mi scoccia riscrivermi l'anno e mezzo che ho vissuto, e credo che invece la cosa comoda sia avere proprio tutto il bagaglio degli anni qua dentro. Quindi non lo so che cosa fare, se farne uno nuovo e riscrivermelo con calma le cose che appunto ho fatto, oppure no. Voi cosa mi dite? La vergine che non è in me ma che è nelle mie amiche, e quindi sono talmente circondata che mi fanno essere vergine anche a me, mi direbbe: prendine uno, rifallo con calma, prendine uno bello, pulito, organizzato, non sta scritta pagami così veloce, perché inizialmente doveva essere una prova. E poi c'è la sfaticata che c'è in me che invece dice: ma sì, finiscilo, nel 2024 lo cambi e te lo fai più carino. Voi cosa dite? Intanto fatemi sapere se questa cosa del libro pagami potrebbe essere utile a qualcuna. Sono super curiosa. E siccome avrò già parlato anche troppo, magari inizio un nuovo vlog mixato a la giornata di domani, che sarà una giornata di pulizia, mix a qualche cosina che vi voglio far vedere, visto che non vedo l'ora di metterla questa cosina. Ho aspettato proprio per fare il video e non lo so, fatemi sapere. Vi lascio con il modo di dire del giorno, che adesso ci penso e ve lo dico. Allora, eccomi qua. Ho cercato un attimino e mi è venuta in mente questa parola, perché si usa il termine infinocchiare. Allora, non so se voi lo utilizzate, ma si utilizza il termine infinocchiare come per dire mi stai infinocchiando, mi stai prendendo in giro, perché si utilizza il finocchio come presa in giro, semplicemente perché... Ho cambiato posizione perché sono una persona che gesticola, ho bisogno dei miei spazi. Semplicemente perché il finocchio, allora, nelle antiche osterie romane, diciamo quando il vino, sapete che il vino quando è un po' andato si trasforma appunto in aceto, quindi quando il vino non è di grandissima qualità o comunque era trascorso abbastanza tempo, cosa si faceva? Si dava da mangiare il finocchio crudo, perché all'interno del finocchio crudo c'è questa, chiamiamola sostanza aromatica, ok, che anestetizza praticamente le papille della lingua, le mucose della lingua, scusate. Quindi automaticamente, andando poi a bere il vino, non si ha la percezione del vino di poca qualità, e quindi niente, si dice mi stai infinocchiando, come per dire mi stai dando un qualcosa, in quel caso il vino un po' di poca qualità, di bassa qualità, con il finocchio, in modo che io non me ne accorga, no? Quindi mi stai infinocchiando. Io questa cosa non la sapevo, utilizzo il termine infinocchiare, cioè, una volta magari lo utilizzavo di più, adesso mi si è piaciuto culo. Però diciamo che la sostanza è quello, però per chi lo utilizzasse o comunque sapeva dell'esistenza di questa parola sa il perché. A me queste cose piacciono veramente un sacco, io spero che vi possano far piacere, perché ovviamente i videovlog sono momenti di spensieratezza, ovviamente magari come prima il libro pagami, quindi dove magari vi suggerisco delle cose che per me magari sono ottime, magari per voi non frega niente, Però anche dire un qualcosa che magari ti rimane lì, io quando ascolto magari la televisione e dico ah, voleva dire quello, cioè tipo una cosa che ti rimane, quindi io spero che magari con i video vlog possano dare quella cosa in più per rimanere, ecco, perché dare compagnia ti rimane qualcosa in più. E niente, quindi io vi mando un grosso bacio, vi monto subito il video e ci vediamo con il prossimo video, che sarà un video un po' di più di pulizie. Ripuliamo questa casa che è un burdello esagerato. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!